Allora, buonasera a tutti, sono Donato Iacobucci, come coordinatore della Fondazione Aristide Merloni vi do un caloroso benvenuto alla lezione di Economia Marche e vi porto i saluti del Presidente della Fondazione, l'ingegner Francesco Merloni, e del Presidente Gianmario Spacca. In realtà nel caso di Gianmario Spacca, più che come Presidente della Regione, il suo intervento era previsto come direttore della rivista Economia Marche, a cui sono intitolate le lezioni. Quando avevamo, entrambi vi salutano e si scusano, sarebbero stati molto contenti di essere presenti, quando avevamo fissato molti mesi fa la data di questa lezione, avevamo tenuto conto della distanza dalle elezioni, immaginando che fosse stata sufficiente, diciamo, per arrivare a una situazione più consolidata. Non è stato così e quindi gli impegni istituzionali si sono accavallati in queste settimane. Prima di fare una breve introduzione alla lezione del professor Odres, io chiederei al magnifico rettore Marco Pacetti, di invece un saluto a nome dell'università. Grazie alla Fondazione Marche, alla Fondazione Merloni per questa opportunità che ci viene offerta di ospitare una lezione e grazie soprattutto a David Odres. Io ho avuto modo già di incontrarlo ieri, abbiamo fatto una lunga chiacchierata, però mi piace ringraziarlo ancora per la sua presenza qua. I colleghi che hanno avuto l'opportunità di essere presenti alla inaugurazione dell'anno accademico, forse ricordano che io ho citato proprio alcuni dei lavori di Odres come lavori che in qualche modo ispirano la nostra azione anche di tipo strategico nel gestire l'università. E nel colloquio che abbiamo avuto ieri con Odres abbiamo visto che non solo noi siamo interessati a quello che fa lui, ma anche lui è interessato al modo in cui abbiamo sviluppato in questi anni il nostro modello di università e ho avuto modo di sottolineare alcune delle peculiarità che ci distinguono nell'ambito nazionale e che lui ha avuto modo di apprezzare in modo particolare. Quindi, come dire, una attenzione particolare e un piacere particolare io devo significare a lui davanti a voi tutti. Per averlo qua e lo ascolteremo davvero con grande interesse per la sua impostazione non solo della società imprenditiva, ma anche di quale può essere il ruolo di un Ateneo in una società che metta al centro proprio l'impresa degli interessi generali. Grazie davvero David per questo e grazie a tutti voi per la presenza. Va bene, pochi minuti di presentazione, poi diamo subito la parola a David Odres. Solo per ricordare che questa lezione di Economia Marche si inserisce in una serie che è iniziata oltre 25 anni fa di lezioni, che sono appunto un modo attraverso cui la Fondazione offre alla comunità regionale la presenza di studiosi di fama internazionale, che ci portano il loro contributo su temi di, come vedete, di grande interesse. Sono più di oltre 25 anni, la lezione è intitolata alla rivista Economia Marche, su cui poi questi contributi vengono pubblicati e noi stiamo cercando, cercheremo di farlo in un futuro prossimo, anche di mettere a disposizione tutti, diciamo, i testi di queste lezioni direttamente sul sito della Fondazione. Quest'anno la Fondazione cade in un momento particolare perché è appunto come ricorda il logo, è il cinquantenario della Fondazione, che è stata fondata nel 1963, e proprio per questo cinquantenario abbiamo pensato a David Odres, che, come vi dirò dopo, è uno studioso di imprenditorialità, perché fin dall'inizio lo scopo unico della Fondazione è stato quello della promozione della cultura imprenditoriale, questo è l'oggetto sociale della Fondazione, e all'inizio questo si è tradotto anche proprio in un sostegno negli anni 60, in un sostegno diretto all'avvio di nuove iniziative, in particolare nell'area di Fabriano, poi nel tempo invece la Fondazione, diciamo, si è spostata verso attività più di
promozione culturale piuttosto che di diretto sostegno all'impresa, però ha mantenuto, diciamo, quello che era l'ispirazione iniziale, appunto, di contribuire allo sviluppo della cultura imprenditoriale. In questi più che 25 anni le attività della Fondazione sono state coordinate dall'ingegner Mario Battocci, a cui io sono subentrato solo da pochi mesi, ma che è qui presente e che voglio veramente ringraziare per questa attività. Vi sono state una serie di momenti veramente interessanti e importanti della Fondazione. Non vi tedio con, no, in questo, non è questo il momento, con, nel sottolineare questi momenti. Abbiamo da poco, diciamo, ristrutturato, rinnovato il sito della Fondazione, dove è possibile, per chi avesse, diciamo, questa curiosità, trovare non solo le attività che svolgiamo adesso, ma anche, per quanto possibile, l'evidenziazione di tutte quelle che sono state svolte nel passato. Nel 1976 viene fondata la rivista Economia Marche, a cui, appunto, che è diventato lo strumento principale, poi attraverso cui la Fondazione contribuisce al dibattito soprattutto sui temi dell'economia dello sviluppo regionale e dell'economia applicata. E anche in questo caso, lo scorso anno, nel 2012, c'è stato un rinnovamento, la rivista è stata per lunghi decenni diretta dal professor Pietro Alessandrini, dal professor Balloni e dal professor Pettenati, che sono rimasti nel comitato scientifico. Dallo scorso anno la rivista è diretta, oltre che da me, dal professor Marco Cucculelli, dal professor Andrea Presbitero, e tra, diciamo, le novità che sono state introdotte c'è stata anche questa di, mantenendo, diciamo, sempre lo spirito della rivista come Journal of Applied Economics, che si occupa appunto di temi di economia applicata e di sviluppo regionale, anche di renderla disponibile online, quindi i contenuti dal 2012 sono accessibili online. Nel tempo speriamo di poter rendere accessibili anche, diciamo, i contenuti delle annate precedenti. Come avete visto, la lezione quest'anno, come vi dicevo, abbiamo scelto il tema della società imprenditoriale, del ruolo dell'imprenditorialità, perché questo è lo scopo fondamentale della Fondazione, quindi volevamo sottolineare in questo cinquantenario, e abbiamo invitato per la lezione il professor David Odresh dell'Indiana University. Io avevo inizialmente tentato di cominciare a fare alcune slide per riepilogare brevemente i titoli accademici e le pubblicazioni di David Odresh, dopodiché ho deciso che forse sarebbe stato veramente eccessivamente lungo e comunque avrei dimenticato qualcosa. Allora mi faccio forza del fatto che ormai gli strumenti di comunicazione sono facilmente accessibili a tutti. Il professor Odresh ha una serie di pagine web sul portale della Indiana University, quindi potete facilmente accedere e vedere quali sono, appunto, i titoli che lui ha accumulato in una lunga carriera accademica dai primi anni 90, mi pare, dagli anni 80 anzi, fino ad oggi. Tra l'altro il professor Odresh ha lavorato lungamente anche in Europa, in Germania, quindi conosce, diciamo, bene le realtà sia europea che statunitense, tuttora ha posizioni accademiche in diverse università nel mondo, quindi oltre che, diciamo, postarci la testimonianza di quello che succede negli Stati Uniti, è persona in grado di capire e interpretare anche quello che avviene in altri contesti. Diciamo un filo conduttore, poi magari anche David Odresh, il professor Odresh, potrà dire qualcosa della sua carriera se lo ritiene rilevante, ma mi pare che Il filo conduttore dei suoi studi sono stati soprattutto l'analisi dei processi di innovazione nelle società avanzate e il ruolo che in questi processi hanno le piccole imprese e l'imprenditorialità. E io penso che questo sia per noi un elemento di riflessione molto importante, perché noi siamo di fronte, almeno nel nostro paese, a un profondo mutamento nei modelli imprenditoriali. Abbiamo un problema di progressiva riduzione dei tassi di attività imprenditoriale, perché sta venendo meno il tradizionale modello, diciamo, del dipendente, no? Dell'operaio, dell'impiegato che dopo un'esperienza in una piccola impresa si mette in proprio. Dobbiamo
sostituirlo necessariamente anche con una capacità di attivazione imprenditoriale da parte di giovani, possibilmente giovani con elevati livelli di scolarizzazione, che possano anche, diciamo, attivare imprenditorialità e nuove iniziative in settori ad alto contenuto di conoscenza. Quindi, siccome la riflessione del professor Odrich negli ultimi anni si è proprio incentrata su questo aspetto, ecco perché abbiamo ritenuto di chiamarlo a farci questa lezione, e quindi gli cedo subito la parola. Grazie mille per questa gentile introduzione e anche per il gentile invito a venire qui ad Ancona, all'università, la mia prima visita qui, e tutti mi dicono che il tempo è terribile e adesso spero di ritornare. Vorrei ringraziare il rettore dell'università, come avete già detto avete un modello interessante, abbiamo avuto una discussione ieri e abbiamo visto della promessa dell'università per il futuro e la vedo che lei è molto orgoglioso di questa università e in questo punto, in questa storia dell'università. E grazie alla Fondazione per sponsorizzare questo evento. È un privilegio per me essere tra un gruppo di speaker che include anche un premio Nobel, quindi un gruppo molto importante di studiosi. Ho passato negli anni 70 in diverse università, stavo completando la mia laurea, poi il dottorato. Queste di lauree che sono state poi inflitte anche a voi grazie a Bologna, però, ecco questo è quello che stiamo facendo negli anni 70. Quando mi penso a quel tempo, com'era quel tempo l'università, mi ricordo che quando penso ai miei professori, grandi persone che ho incontrato, quello che mi ricordo è che tutti loro avevano la stessa responsabilità, uguale, nel mio dipartimento ma anche in tutte le università. Tutti avevano la stessa responsabilità di ricerca, avevano lo stesso carico di insegnamento, avevano le stesse aspettative da parte della comunità, quindi erano trattati in modo omogeneo. Non c'era una responsabilità, una mission o un'attività al di fuori dell'università e nessun servizio al di fuori dell'università. Io sono andato a Wisconsin, all'Università di Wisconsin, non a Parigi o a Colonia, e che ha, come ho scoperto dopo, uno degli uffici di trasferimento tecnologico più avanzati. E nessuno lo sapeva in quel tempo. E non era solo l'Università di Wisconsin, tutte le università americane, poteva essere Stanford, North Carolina, Texas, Berkeley. Era un modello universitario come quello europeo, si insegnava agli studenti, si parlava di conoscenza, per la conoscenza, facciamo ricerca per la ricerca, quindi cercavamo la conoscenza. E questo aveva senso. L'università era un'università tradizionale, era un modello di università che Wilhelm von Humboldt aveva creato
oppure diciamo aperto a tutti negli anni 1800. Il suo contributo era quello di liberare l'università dalle catene dello Stato, del governo e della Chiesa. Ci ricordiamo cosa è successo a Copernico. Copernico ha seguito una conoscenza e è arrivato alla conclusione radicale che la Terra gira intorno al Sole e i maestri della Chiesa lo hanno ucciso. Quindi Humboldt voleva liberare l'università, questo è il suo grande contributo, era quello di liberare l'università, così che c'è la libertà di insegnare come l'università sentiva essere privato, adeguato, e di ricercare la conoscenza. Quindi ha liberato l'università da essere responsabile rispetto alla società. Questa è l'università che io poi ho conosciuto come studente e come le università americane erano negli anni 70. Questa ruota tradizionale dell'università aveva un senso in quello che chiamiamo l'economia Solow. Robert Solow era un premio Nobel, viene detto premio Nobel per spiegare, analizzare, anche se non provare, comunque dare un contributo a vedere alla crescita economica, al lavoro, alla concorrenza, anche se non si parlava di concorrenza, da dove vengono. E nel famoso modello di crescita di Solow si vedeva che venivano le due fonti: capitale fisico, quindi fabbriche, macchine, e persone, quindi la forza lavoro. Se ci sono studiosi qui di macroeconomia mi potrebbero dire, ma no, c'era anche quello che solo chiamava il cambiamento tecnologico nel modello, ma questo era un residuo, nella una parte non spiegata nel modello, quindi non aveva un impatto così grande. Il modello di Solow diceva che gli investimenti e il capitale fisico erano quelli che influenzavano la crescita. Il cambiamento tecnologico era una sorpresa. In un famoso passaggio ha detto: cade come il manna dal paradiso. Non so quali siano state le conclusioni in quel tempo, anche se non è stato molto interessante per sapere cosa faceva il cambiamento tecnologico, però solo ci ha aiutato a vedere dove veniva la crescita, dove investire, come investire, e l'industria, soprattutto quella automobilistica, l'industria dell'acciaio, l'industria delle gomme, dell'abbigliamento, erano descritti in questo modo. Cosa significava questo per l'università? Beh, questo significava: molti lavorano nell'università, molti di noi hanno frequentato l'università, quindi comprendiamo che l'università può fare molte cose, però non genera capitale fisico, non genera fabbriche, può generare molte altre cose. Quindi nell'economia di solo, l'economia dove quello che era importante erano le fabbriche, impianti e macchine, cosa succedeva allora all'università? Beh, era qualcosa che sembrava più un consumo piuttosto che un investimento. E molti studiosi illuminati dicevano che questo non era un consumo, ma un investimento nella promozione della cultura, della stabilità politica fino alla generazione culturale. Quindi un trasferimento tra generazioni. Non voglio entrare in quel dibattito, ma molti dicevano divertiti all'università perché in realtà non è un investimento. Molte poche persone vedevano un collegamento tra la crescita e quello che succedeva all'università, e
lo potevate vedere ad esempio nel modello di Solo. Se andava bene, l'università era nella parte residua del modello, quindi nel cambiamento tecnologico. Quando penso ai miei studi, alla laurea economia industriale, mi ricordo di ricordare di studiare di Silos and Vini. Venivano da Roma, forse. Abbiamo lavorato sui suoi lavori, ma non abbiamo mai letto di imprenditoria e innovazione. Non erano sulla mappa. Uno dei miei studenti di PhD ha trovato l'enciclopedia di economia di Palgrave. Sono 50 volumi. Su tutti gli argomenti possibili, e mi ha mostrato sull'innovazione c'erano qualche voce e sull'imprenditoria c'erano tre voci soltanto. Storicamente nell'economia non sembrava che fosse molto importante. Quello che era molto importante, se andiamo nel modello di Solo, quello che era importante era l'investimento in capitale su grande scala per crescere. Beh, sappiamo che questo sappiamo poi che c'è stato un cambiamento radicale nella crisi della concorrenza degli anni 70, dove in un periodo in cui le industrie come quella dell'acciaio, dell'automobilistica, eccetera, non erano più competitive rispetto al Giappone o anche all'Europa. Questo rappresentava un cambiamento da uno spostamento dal capitale fisico alla conoscenza. Ed è qui che hanno iniziato ad emergere i modelli di crescita endogena, e ci sono alcuni studiosi che vinceranno probabilmente il premio Nobel per questo. Quindi l'università passa da essere forse ai margini dell'economia, non così importante per l'economia, e più da essere un costo a essere un fattore che dà un contributo all'investimento e alla crescita. E gli studiosi negli anni 80 e 90 sapevano esattamente da dove veniva la conoscenza. Oggi non sappiamo ancora esattamente da dove viene la conoscenza, quando parliamo di capitale umano, di istruzione o cultura e la creatività. Però le colleghiamo all'università, ed è questo è implicito in questo modello, il modello Romer, dove c'è un modello endogeno in cui la conoscenza è diventata importante per la società. La società voleva dire crescita, i lavori. E le persone hanno iniziato a vivere l'università in modo diverso, quindi non solo come un'istituzione che poteva avere dei vantaggi, ma sicuramente era un costo, ma potevano vedere l'università come un produttore di conoscenza, e quindi poteva essere anche importante per l'economia. Lo so, mi ricordo che negli Stati Uniti, durante la crisi, per la prima volta dalla Seconda Guerra Mondiale, le università hanno visto i loro fondi sparire. C'era una crisi del petrolio, quindi le università sono andate al governo e hanno detto: i nostri costi sono più alti, e il governo ha detto: anche i nostri sono più alti, buona fortuna. Quindi cosa hanno fatto le università? Le università hanno iniziato a guardarsi intorno e si sono chiesti: cos'è che abbiamo? Cosa possiamo fare? Come possiamo finanziarci? Quindi hanno iniziato a chiedere agli studenti di pagare l'università sempre più alte, e poi hanno visto
che questa conoscenza prodotta dalla scienza, dall'ingegneria, dall'idea, questa conoscenza aveva valore, quindi le università hanno visto che questo valore poteva avere anche un valore economico. Quello che abbiamo visto è che solo produrre la conoscenza all'università o in altre istituzioni, ma anche nelle aziende, produrre la conoscenza non voleva dire crescere per forza. Nel modello di Romer si vede che la conoscenza ha un contributo per le industrie, ma però non c'era un automatismo. Nel modello di Romer si presupponeva che se c'era un investimento nella conoscenza poi ci sarebbe stata poi una crescita, ma invece non è stato così. Nel 1980 un senatore degli Stati Uniti ha detto che molti talenti scientifici nei college americani e la loro conoscenza si perderanno nella burocrazia e nei governi, e si è chiesto perché spendiamo miliardi nella ricerca e poi blocchiamo lo sviluppo perché abbiamo la burocrazia. Nozioni di noi sono in favore della burocrazia sicuramente, ma quello che Birch diceva è che investire solamente nella scienza, nell'ingegneria o in qualsiasi altra conoscenza, nell'idea, non vuol dire che questa poi conoscenza automaticamente produca crescita, produca risultati, innovazione tecnologica e quindi portare lavoro. C'era una barriera. Non era una barriera di entrata in realtà. Silas mi parlava di questo, non era una barriera di entrata, ma una barriera in uscita, no? Romer diceva che questo spillover, questa uscita dalla conoscenza verso la società era automatica, ma in realtà non era così. Quindi abbiamo visto che c'è un filtro di conoscenza, una barriera per diverse ragioni. Nel 1980 è diventata un po' una legge. Bay ha visto che se paghi la proprietà intellettuale, la ricerca, beh allora la ricerca è tua, la proprietà intellettuale è tua, perché se la ricerca era finanziata dal governo, dalla fondazione scientifica, oppure dall'agenzia di protezione ambientale, o non lo so, dalla sanità, questi miliardi spesi nella ricerca, beh allora la proprietà intellettuale era loro, quindi se qualcuno voleva utilizzare questa proprietà intellettuale per innovare, beh dovevano avere una licenza dal proprietario, dal Dipartimento della Difesa, quindi bisognava negoziare con il Ministro della Difesa per avere una licenza di qualcosa di molto specifico, quindi doveva essere un incubo burocratico sicuramente. Bai con il suo collega Dole hanno convinto il congresso di passare questa legge che ha essenzialmente cambiato i diritti di proprietà o delle invenzioni, delle idee, spostandoli dal finanziatore, quindi dal governo, e hanno detto all'università voi potete fare quello che volete con questo diritto di proprietà intellettuale. È interessante perché diverse università hanno scelto di fare cose diverse con questi diritti intellettuali. La maggior parte delle università hanno creato uffici di trasferimento tecnologico e dicevano a questi uffici, nelle grandi università soprattutto, voi avete una piccola università, la mia università è a 40.000 studenti, l'università di UNIR di Roma è ancora più grande
e questi uffici di trasferimento tecnologico avevano 4-5 persone che lavoravano ed erano responsabili per prendere decisione su cosa fare sulla proprietà intellettuale delle invenzioni. Non tutte le università, adesso tutti, quasi tutte hanno un ufficio di trasferimento tecnologico. Alcune università dicevano agli scienziati: vendilo, non vogliamo essere coinvolti. L'università di Purdue ha detto: la proprietà intellettuale è proprietà dello scienziato. Altre università invece dicono che ogni dipendente deve riempire un modulo sulle idee, sulla proprietà intellettuale, e io devo riempirlo ogni modulo. Io metto le mie idee e ricevo un'email che mi dicono: questo è interessante, grazie mille. Questo è quello che succede per la maggior parte delle persone. Se avete un ufficio di trasferimento tecnologico con 3 o 4 persone, non potete poi realizzare queste idee. Dopo questa legge di Bayh-Dole, gli studiosi, scienziati sociali, sociologi, hanno iniziato a analizzare l'impatto di questa legge, chiedendo: cosa stanno facendo questi uffici di trasferimento tecnologico? E c'era un'associazione nazionale, un'associazione di gestori di tecnologia, e hanno raccolto tutti i dati da questi uffici di trasferimento tecnologico. E se andate online potete vedere i dati da questa associazione, potete vedere in queste università quante licenze sono state date, quante start-up provengono dal trasferimento tecnologico, quindi da questi uffici. L'idea era che con questa proprietà intellettuale e questa assegnazione all'università della proprietà intellettuale e questo meccanismo istituzionale del trasferimento tecnologico con gli uffici ha cambiato l'università dal modello di Humboldt a quello che potremmo chiamarlo come un'università imprenditoriale, dove il focus non è solo la conoscenza per la conoscenza, ma la conoscenza perché può dare un contributo ad alcuni problemi nella società. E se questo problema può essere brevettato, possono fare delle licenze, è ancora meglio perché l'università può guadagnarci. Quindi l'università non era più isolata, come se avesse delle mura, come una mura medievale. L'università è diventata un fornitore di soluzioni per i problemi, e in questo senso parte dell'università è diventata orientata più agli utenti. Quindi non c'era solo più la ricerca per la ricerca, per la conoscenza e basta, è diventata una conoscenza perché ha valore per la società. Questo è stato un cambiamento fondamentale nel ruolo dell'università, in cui l'università è diventata un attore imprenditoriale. Le università hanno iniziato a dare dei canali di trasferimento di conoscenza, non solo gli uffici di trasferimento tecnologico, ma anche incubatori, parchi scientifici, ricerchi sponsorizzati, quindi dei collegamenti con la società per vedere dei fabbisogni che poi possono essere soddisfatti dall'università stessa. Abbiamo creato questa slide dell'università imprenditoriale. Questo centro sono le discipline tradizionali. È ricerca di base, fisica, filosofia, forse francese ad esempio, economia forse, mi ricordo che l'economia era molto teorico. Insomma, si parlava di conoscenza per la conoscenza, e c'è ancora.
c'è ancora nelle università americane. Poi però c'è anche un altro anello che potrebbe essere chiamato quello della ricerca applicata. Applicata cosa vuol dire? Questa è conoscenza per la conoscenza, per ricercare, per sapere. Noi eravamo lì, noi non volevamo migliorare l'economia o la società, noi volevamo creare bellissimi modelli. La ricerca applicata invece vuole risolvere dei problemi per un business, per dei problemi nella società, un prodotto per la salute, una medicina. E l'università potrebbe anche avere degli utili su questo, quindi c'è un motivo molto diverso per la ricerca. E tutte le business school sono qui, direi, tutte anche le università ingegnerische, esiste che sono più focalizzate sulla ricerca applicata. Gli uffici di trasferimento tecnologico, gli incubatori, i parchi scientifici, gli uffici di engagement sono dei meccanismi creati dall'università, perché qua non era abbastanza avere la ricerca applicata, bisogna anche poi creare una connessione con la società, con le organizzazioni al di fuori dell'università. Questo è il confine dell'università. Quello che possiamo vedere negli ultimi 30 anni è che c'è stata una crescita di meccanismi di capacità di assorbimento. Queste sono istituzioni al di fuori dell'università che cercano di entrare nell'università, prendere la loro conoscenza e poi venderla. Ci sono molti esempi negli Stati Uniti, in Europa e anche in Italia, credo. La Georgia Research Alliance in Atlanta ha questo tipo di ufficio. Georgia Tech, ci sono moltissime università che hanno questo meccanismo. Lo Stato ha creato la Georgia Research Alliance per cercare di identificare potenziali innovazioni e prendere quelle idee e metterle sul mercato. E hanno generato molti brevetti, start-up e licenze. La maggior parte degli stati americani hanno questo, ci sono anche in tutto il mondo. Ci sono molte istituzioni così, anche in Europa, in Italia. Questa è l'università dove io ho studiato. Ho una nostalgia quando mi ricordo. È interessante vedere i diversi livelli dell'università. È ancora comunque importante quel centro, perché è un generatore di innovazione. E oggi però si parla anche di università come generatore di crescita. Cos'è stato l'impatto di questa legge Bayh-Dole? Siamo negli anni Ottanta. Vedete, questa è la quota dei brevetti nelle università americane rispetto al totale. Potete vedere che alla fine degli anni 80 c'è un'esplosione di brevetti nelle università. Quindi sembra che ci sia stato un aumento enorme di attività. Poi però vediamo, alcuni critici della legge di Bayh-Dole, questo potete vedere, questa è l'Università di California, e questo non è giusto perché hanno tantissimi campus, LA, Berkeley, quindi come si può competere? New York University è solo una, comunque l'Università di Texas è grande, questa è Wisconsin, la mia alma mater. Se vedete, se arriviamo qui, vedete che il numero di brevetti scende molto, quindi sembra che sì, legge di Bayh-Dole ha un grande impatto, ma l'impatto è stato concentrato in poche università. Quando abbiamo visto i redditi da licenze, e questa è stata l'attività principale di questi uffici di trasferimento, loro avevano bisogno di denaro, quindi la Colombia ha molto denaro,
aveva molto denaro nel 2009, no? Vedete Northwestern University, se vedete giù, vedete che la maggior parte delle università non generano molto reddito dalla tecnologia. E l'imprenditoria, le start-up che partono dall'università, beh, se fossi più giovane, ve lo farei vedere sul web, sul sito web, ma non sono capace adesso. Vediamo adesso quante start-up ci sono state. Beh, vedete, ci sono state 426 start-up in Ancona, bellissima città, però non grandissima. Ci sono state 426 start-up. Se ci fossero state 426 start-up qui, beh, sarebbero state tantissime. Però in America non sono molte. Se vediamo le università individuali, MIT ha 29 start-up, sembrano tante, ma il MIT è l'università, la più grande università tecnologica, però Stanford ha 6 start-up, certo è meglio di noi abbiamo forse uno all'anno, quindi c'è stata una grande euforia sulla commercializzazione dell'università in America, però vediamo che in realtà non ci sono stati grandissimi risultati. Uno dei miei coautori dei team di questa ricerca, siamo stati a cena insieme e abbiamo calcolato sul tovagliolo se ci sono state 426 start-up, se così stata ricerca, così tanta ricerca ci è costato 368 milioni di ricerca e sviluppo per una start-up. Non so se questo ha senso, però non vediamo che c'è molta commercializzazione e imprenditorialità dalle università americane, almeno. Uno dei problemi di questa misurazione è con me, con le nostre comunità di studiose che hanno fretta e vogliono e cercano di analizzare come l'università cambia. E quindi siamo andati alla fonte più facile dei dati, quindi gli uffici di trasferimento tecnologico oppure l'associazione di tecnologia, di gestori della tecnologia all'università. Molti studiosi hanno detto recentemente che forse c'è qualcosa di più che succede nell'università, però noi non lo sappiamo, perché l'ufficio di trasferimento tecnologico non ce lo dice, non perché lo nascondono, ma perché forse ne hanno 3-4 persone per ogni ufficio, quindi non hanno tempo. Li conosco quasi tutti, praticamente. Hanno magari un MBA, alcuni di loro, e quindi devono capire quale tipo di risultato una ricerca, un brevetto potrebbe avere sul mercato. È un lavoro molto duro. Quello che ci dicono gli scienziati, gli ingegneri, i nostri colleghi ci dicono è fantastico come idea, ma noi non lo faremo, non lo poi svilupperemo in un brevetto, ad esempio. Vedete che qui in uno studio pubblicato Journal of Business Venturing potete vedere che c'è stato un tentativo di avere reddito da licenze per avere denaro dall'università. Quindi gli scienziati hanno un'invenzione probabilmente che non può essere brevettata, però ha un valore. Gli uffici tecnologico di trasferimento tecnologico, però, se non vogliono vendere questa idea, nessuno sa cosa fare. Stavo parlando con questo collega, questa è una sua foto, è Jeff Alberts, è un articolo che parla del passaggio da scienza al business. Jeff Alberts è un professore di psicologia all'Indiana. Quando io sono diventato professore all'Indiana University, lui era uno sponsor, quindi prendeva dei contratti con le aziende, e quando l'ho incontrato
mi ha chiesto come, io pensavo che mi chiedesse come era andato il trasferimento con la mia famiglia, invece ha iniziato a parlare subito del loro lavoro sull'imprenditorialità. E ad esempio avevano fatto delle gabbie per gli animali per lo Space Shuttle per lanciarle poi nello spazio. E questa era la sua società che aveva lanciato. Io gli ho chiesto perché hai lanciato questa società. Lui ha detto, beh, la NASA voleva che io diventassi un imprenditore, diventassi una società, se no non mi avrebbe dato i finanziamenti, per cui è diventato una società. Lui però non è passato da essere uno scienziato a un imprenditore, lui è uno professore di psicologia. Il titolo dovrebbe essere stato fare scienza e business, perché lui faceva entrambi e prendeva le sue energie da entrambi. Lui è un professore di psicologia, quindi non potevo capire perché faceva gabbie per animali nello spazio. Vabbè, non l'ho mai capito. Comunque, dopo aver parlato con lui, anche se è a capo dell'ufficio di trasferimento tecnologico, beh, la sua società non era nel database perché non era passata nell'ufficio di trasferimento tecnologico, non c'era brevetto, quindi lui aveva aperto una società, però l'ufficio non lo sapeva praticamente, anche se lui era capo dell'ufficio. Quindi abbiamo deciso che c'era un problema, non solo, quindi non dall'imprenditore dell'università, ma nella comunità, negli studiosi, che forse non sono stati pigri, però diciamo che abbiamo preso i frutti più bassi, no? Quindi abbiamo preso i dati più facili e li abbiamo pubblicati. E noi abbiamo visto che avevamo un'impressione che non venisse fuori molto l'università. Abbiamo quindi deciso di non chiedere all'università quello che facevano. Lo sappiamo già, ma volevamo chiedere ai scienziati cosa facevano, lavorando con la Fondazione Kauffman. E voi avete organizzato una conferenza con loro, se mi ricordo bene, e si sono interessati e ci hanno aiutato ad avere un database degli scienziati che hanno avuto premi dal National Cancer Institute, l'Istituto dei Tumori Nazionale, che faceva parte della Sanità Nazionale, e noi abbiamo avuto il database degli scienziati che hanno vinto le concessioni più grandi o i premi più grandi, e abbiamo visto quanti brevetti avevano gli scienziati. Abbiamo fatto una ricerca, il presupposto era che questi scienziati che avevano dei brevetti avevano possibilità poi di commercializzare la loro idea degli altri. Abbiamo visto 400 scienziati, non avevano ancora alcuna informazione sull'attività di commercializzazione, quindi siamo andati nel database, abbiamo visto che alcuni avevano licenze, altri avevano brevetti. Quindi con l'aiuto della Fondazione Kauffman abbiamo lanciato un questionario e abbiamo visto che un scienziato su quattro avevano aperto una start-up. Questa è una visione un po' diversa dell'imprenditorialità passando dall'università rispetto a quello che abbiamo visto quando abbiamo chiesto all'ufficio tecnologico. Molti pensano ancora che gli scienziati eccellenti non hanno bisogno di essere imprenditoriali, non hanno bisogno di vendere le loro ricerche, sono delle star. Questo è un database di scienziati al top e quello che abbiamo trovato è che un scienziato su quattro aveva fondato una società. Abbiamo visto che c'era molta più attività imprenditoriale di quello che sembrava.
all'inizio. Una delle limitazioni di quella ricerca è che si è concentrata su un campo solo, la ricerca sul cancro, ed era limitata sui scienziati al top. Questo quindi non ha risposto alla domanda. Questo è tipico negli scienziati negli Stati Uniti o è solo particolare in un campo, la ricerca dei tumori e per scienziati molto produttivi? Quindi volevamo sapere se avessimo avuto scienziati in diversi campi, con un numero maggiore, con una produttività diversa, avremmo visto la stessa attività imprenditoriale oppure no? Beh, allora abbiamo dovuto creare un database di imprenditorialità degli scienziati e lo abbiamo fatto lavorando con l'amministrazione per le piccole imprese, che ci hanno aiutato a identificare gli scienziati che ricevevano dei premi e finanziamenti per dei laboratori. Questo accade spesso. Poi abbiamo fatto un questionario online, potete vedere che non l'ho fatto io, per me va già bene se riesco a entrare in internet, però i miei colleghi più giovani lo hanno fatto, hanno creato un questionario online, l'abbiamo fatto in diversi round di ricerca e abbiamo abbiamo trovato circa 1900 risposte, circa il 20% ci ha risposto. Abbiamo fatto una ricerca su 6 settori: ingegneria meccanica, biologia ambientale, computer, oceanografia, particelle e astrofisica nucleare, biologia. Quello che era interessante era quanti imprenditoriali sono gli scienziati, e poi volevamo vedere. Io vengo dall'imprenditorialità, quindi c'è una grandissima letteratura su perché alcuni lo fanno e altri no, e la letteratura si concentra sull'età e vediamo che i giovani sono più imprenditoriali e gli uomini lo fanno più delle donne, ad esempio sono più imprenditoriali, se quello ci dicono le ricerche. Persone con un'istruzione più alta hanno più alta propensità ad essere imprenditoriali, persone con reti sociali. Questo lo sapevamo già, noi volevamo sapere, i nostri scienziati sono diversi rispetto alla popolazione generale? Io ero motivato da una conversazione probabilmente che ho avuto in Berlino qualche anno fa. Abbiamo fatto una piccola riunione al Ministero dell'Economia, dell'Industria e a Berlino, e il ministro mi ha detto: Aldrich, noi siamo molto frustrati dalla mancanza di start-up biotecnologiche. So che negli Stati Uniti ce ne sono di più. Ci dici perché ci sono più start-up biotecnologiche negli Stati Uniti e rispetto alla Germania? Io non avevo idea, ovviamente, ma ho detto: l'incentivo probabilmente più alto negli Stati Uniti rispetto alla Germania. Lei ci ha pensato e mi ha detto: scusami, ma sapete, mi ha detto, sappiamo tutti che gli americani sono avidi. Questa è stata la sua risposta. Non so se questa è la ragione, se questo è l'incentivo. Gli scienziati però, volevamo sapere se sono diversi. Molti di noi siano accademici e amano il loro lavoro, però non sono sicuro che siamo molto diversi da altre persone. Quindi volevamo vedere se gli scienziati sono imprenditoriali per le stesse ragioni della popolazione. Non vi farò vedere tutte queste ipotesi perché ci vorrà un corso intero di imprenditorialità, ma
vediamo che, ad esempio, l'età è importante, come ho detto. Le donne scienziato hanno meno probabilità di diventare imprenditore e quasi in tutti i paesi OCSE si vede questo. Il capitale umano è importante, il capitale sociale è importante. Non so come abbiamo misurato, in realtà non mi ricordo come l'abbiamo misurato. L'ufficio di trasferimento tecnologico fa la differenza, abbiamo visto. Accesso a risorse finanziarie fa la differenza. Quando abbiamo visto i risultati della nostra ricerca, abbiamo visto che per tutti i diversi settori scientifici il 13% degli scienziati apre una società, quindi non era il 25% di quello che abbiamo visto prima, però il 13% è più alto di quello che immaginiamo. Quindi sembra che molti scienziati aprono una società che nessuno conosce, perché non passano attraverso l'ufficio di trasferimento tecnologico. Nella letteratura qualche volta questo si parla di uscire dalla porta posteriore. Cosa vuol dire? Vuol dire che lo scienziato sembra rubare la proprietà intellettuale dell'università e fondare la società, una sua società. Abbiamo fatto una ricerca qualche mese fa e un giornalista ci ha chiesto: voi studiate gli scienziati e ero molto contento di essere anche citato in Nature, gli ho chiesto di scrivere bene il mio nome perché è difficile, però il giornalista ha detto: io vorrei prendere questi ladri nelle università californiane, gli scienziati che diventano milionari a discapito della popolazione. Quindi lui voleva fare l'articolo per questo motivo, perché c'erano scienziati che appunto lanciavano questa società. La maggior parte degli scienziati poi non diventano ricchi, però comunque c'era una prospettiva un po' più negativa da parte del giornalista. Io però non credo che succeda così. Di solito l'ufficio di trasferimento tecnologico aveva altre priorità quando gli scienziati hanno mostrato la loro proprietà intellettuale, per cui loro erano liberi di fare quello che volevano e hanno creato delle aziende. Google è stato creato da studenti di Stanford e poi Mozilla era l'originale, è stato creato da alcuni studenti dell'università di Illinois. Loro non erano scienziati, non erano parte di questo, e questo manca dalle nostre misurazioni, ed è anche questo un trasferimento tecnologico dall'università alla società. L'università dell'Illinois questo pensava che fosse un furto della proprietà intellettuale, hanno denunciato gli studenti. Gli studenti hanno lasciato l'università, hanno cambiato il nome della società a Mozilla e il resto è storia. Sono andato all'Università dell'Illinois un anno fa e mi hanno mostrato l'università, mi stavano parlando dell'università e mi stavano facendo vedere il campus e mi hanno detto: in quel dormitorio questi due studenti hanno iniziato Mozilla. E hanno detto: sono diventati ricchi, non capiamo perché non hanno donato del denaro all'università. Ovviamente l'università ha cercato di metterli in galera, per cui non erano proprio amici. Comunque abbiamo fatto delle analisi e abbiamo visto che questi non arrivano dall'ufficio di trasferimento tecnologico, però non è illegale. Non è non etico. Ho chiesto quindi a ogni scienziato se
hanno notificato l'ufficio di trasferimento tecnologico sulla loro invenzione e mi hanno detto, questa gli hai chiesto probabilmente se hanno commesso un crimine ed è probabilmente un motivo per cui nessuno ti risponderà, per cui è meglio forse non chiederlo. Comunque, questi sono i settori che abbiamo studiato. Sistemi di computer, potete vedere quasi uno su cinque, non capisco questo settore scientifico sulle particelle, potete vedere che è proprio lontano dalla commercializzazione, per cui ci sono meno start-up. Il direttore è un ingegnere, per cui può confermare l'infrastruttura biologica, non so cosa sia. Comunque vediamo che ci sono delle variazioni e noi non volevamo sapere perché variano, ma volevamo sapere se il settore fa la differenza, e lo fa chiaramente. Quindi gli scienziati decidono di fare l'azienda perché? E la motivazione è diversa rispetto alla popolazione. Le due variabili sono risorse, praticamente avere risorse li aiuta a diventare imprenditore. Possiamo pensare agli studenti come una risorsa. L'età non importa, la loro posizione all'università non importa tanto. Questo è il capitale sociale. Se lo scienziato è membro di un consiglio di amministrazione, questo fa la differenza perché hanno delle reti, delle connessioni con il mondo privato, quindi possono creare società più facilmente. E poi ci sono altre variabili, l'atteggiamento del dipartimento, se il dipartimento incoraggia la commercializzazione o se il dipartimento è imprenditoriale. È interessante però, se il dipartimento incoraggia la commercializzazione, gli scienziati hanno meno probabilità di diventare imprenditore. Perché? Questo è strano. Noi abbiamo misurato solo una modalità di commercializzazione con la startup, ma gli scienziati possono vendere le idee con molte altre modalità, possono dare licenze, consultare, fare consulenza. Quindi abbiamo compreso che dovevamo vedere anche diverse modalità di commercializzazione in quei dipartimenti dove c'è una cultura della commercializzazione. Gli scienziati diventano più consulenti e quindi non devono aprire un'azienda. Quando vediamo come questi fattori influenzano l'imprenditoria nei diversi settori, vediamo che non possiamo dire che un fattore ha lo stesso impatto sull'imprenditoria, eccetto per il capitale sociale. Il capitale sociale, misurato dall'essere parte di un consiglio di amministrazione, il capitale sociale è l'unico fattore che in tutti i settori incoraggia gli scienziati a diventare imprenditori. Conclusione. Gli scienziati sono imprenditoriali, più imprenditoriali rispetto a quello che credevamo prima. Perché i dati venivano solo dall'ufficio di trasferimento tecnologico. Le ricerche che ho letto parlavano degli uffici di trasferimento tecnologico, con i brevetti e le licenze, non sugli scienziati. C'è una differenza sui settori, ovviamente, quindi c'è differenza tra i tumori, l'ingegneria, la biologia, quindi nel futuro dobbiamo essere sensibili sulle diverse tipologie di settore. Non sembra che
L'imprenditoria degli scienziati riflette esattamente la popolazione generale. Il capitale umano, ad esempio, non sembra essere importante per gli scienziati, anche se non credo che sia una conclusione molto importante per noi. E infine, cosa vuol dire questo per l'università e per la società imprenditoriale? Non ho mai definito la società imprenditoriale, però se pensiamo al modello solo, capitale fisico, che è la chiave della crescita, del lavoro, il modello Romer dice che la conoscenza è la chiave, non il capitale fisico. Nella società imprenditoriale, l'imprenditoria diventa importante come la conoscenza, perché la conoscenza non basta, perché c'è il filtro della conoscenza e quindi c'è bisogno di una capacità di incanalare poi la conoscenza verso l'imprenditoria. Gli imprenditori hanno dei meccanismi per incanalare la conoscenza e creano le organizzazioni. Io sto parlando delle università, però ci sono anche molti esempi di società dove c'è una conoscenza che viene creata all'interno e poi c'è un filtro della conoscenza e poi c'è qualcuno, ad esempio ad IBM, Bonenberg, dove tre ragazzi hanno avuto un'idea, quindi conoscenza, volevano produrre nuovi prodotti e quindi sono andati al capo e hanno detto abbiamo questa idea, e il capo hanno detto è una buona idea però non così buona, non crediamo che ci sia richiesta di questo software, però erano così appassionati di questa idea quindi hanno chiesto alla società, poi hanno creato la loro startup, sono andato alle loro nelle tre principali banche tedesche e hanno detto l'idea è buona, però se fosse buona in realtà IBM lo farebbe. Poi sono arrivati a una piccola banca regionale e hanno creato quello che oggi è SAP. Quindi questa conoscenza è stata creata in un'organizzazione, è stato creato da investimenti dell'IBM. Li pagavano, pagavano la formazione, probabilmente hanno pagato per l'università, per loro hanno creato l'idea, però l'organizzazione ha dato un filtro, hanno detto beh, non è buono come idea, i ragazzi non pensavano che fossero, e quindi la loro imprenditoria gli ha permesso di diventare persone che sono riuscite a incanalare questa conoscenza verso la società, e quindi il capitale umano ha permesso, l'imprenditoria ha permesso di creare crescita e lavoro in società, nella società, grazie alle conoscenze. Nella società imprenditoriale l'imprenditoria diventa chiave per facilitare il trasferimento di conoscenza e la trasformazione della conoscenza nella crescita. Quindi l'università è importante non solo nella creazione della conoscenza, ma nella creazione anche di crescita attraverso l'imprenditoria. Negli Stati Uniti e anche nei paesi dell'OCSE non è abbastanza investire nella conoscenza. Gli svedesi lo chiamano il paradosso svedese. Cos'è il paradosso? Avevano negli anni 90 gli svedesi avevano l'investimento nella conoscenza ma non avevano la crescita, quindi vedevano che c'era questo filtro di conoscenza. Romano Prodi, credo che lo conosciate tutti, quando era presidente della Commissione Europea gli è piaciuta questa caratterizzazione degli svedesi e l'ha chiamato il paradosso europeo, perché c'è un grande investimento della conoscenza però non c'è innovazione, non c'è così tanta innovazione, quindi l'università diventa una chiave come
per catalizzare la talità imprenditoriale, non solo per investire nella conoscenza, nella ricerca o in diverse attività università, e non solo attraverso meccanismi come incubatori nei parchi scientifici o istituti di imprenditoria, ma penso per la maggior parte per creare quello che possiamo creare, un capitale imprenditoriale. Cos'è il capitale imprenditoriale? L'imprenditoria cos'è? L'imprenditoria è il riconoscimento di un'opportunità e poi di agire su questa opportunità. Questi sono gli scienziati, quello che fanno gli scienziati. Nella società imprenditoriale ci deve essere un alto livello di capitale imprenditoriale, così che la popolazione sia consapevole delle opportunità o creare opportunità. Grazie mille. Professor Rogers, may also answer questions if you want. Grazie per la presentazione. Una domanda a livello generale. Torno indietro forse all'introduzione, alla sua presentazione, quando ha iniziato a parlare del loro ruolo dell'università, dell'innovazione, della crescita, e ha parlato molto del lavoro, molto importante in questa recessione. Ho letto un libro di Enrico Moretti, che ha scritto sulla geografia del lavoro. Quello che dice nel libro è che le università e le ricerche sono dei catalizzatori per nei distretti tecnologici negli Stati Uniti, che creano nuovo lavoro, lavori migliori e una qualità maggiore. La mia domanda è questa. Nel libro si vedevano anche che ci sono buoni centri di ricerca negli Stati Uniti, e alcuni di loro non erano in grado però di catalizzare dei distretti tecnologici. E la mia domanda è questa: qual è la sua visione del ruolo dell'università? E qual è il ruolo del settore pubblico e dell'università per promuovere la crescita locale e l'innovazione locale? Mi è piaciuta molto questa domanda. Penso che tra il tempo in cui ero uno studente come voi e adesso, c'è stata una differenza. Non c'era un ruolo una volta, non c'era un'aspettativa una volta che l'università avrebbe contribuito alla comunità. L'aspettativa era diversa. Si insegnava agli studenti e basta. Quello che sta succedendo adesso, quello che è successo in Bloomington, c'è questo grande cartello che ho visto mentre stavo andando all'aeroporto, c'era questo grande cartello che diceva Indiana University, l'università che crea lavoro per l'Indiana. Noi possiamo pensare, questa è pubblica relazione, per cui è solo una pubblicità, ma ogni Stato in tutta l'America sente che il successo dipenda da essere eccellenti nella ricerca. La concorrenza per la ricerca è intensa, eccellenza nell'insegnamento, la concorrenza negli studenti è intensa, ma il terzo punto è l'impatto sulla comunità. Per
per un po' è stato implicito, ma adesso è diventato esplicito. Ma questo è vero anche a Berkeley e North Carolina, ma anche nelle università private, perché molti degli stakeholder hanno un interesse in cui nella comunità e come sta andando la comunità, una città, uno stato, una regione, se possono sentire che l'università può dare un contributo, essere una parte della soluzione, beh, allora investiranno risorse. Non sono sicuro, quando parlo ai funzionari dell'università, compresa la mia università, incontrerò il vicepresidente dell'ufficio di engagement dell'università tra poco e penso che lui sia più coinvolto nel marketing dell'università piuttosto che nell'imprenditoria, ma le due parti sono insieme. È l'interesse dell'università di creare almeno la percezione che ha un impatto, perché l'aspettativa, il bisogno esiste, e questo è vero per quasi tutte le università. L'altra parte della domanda era le capacità dell'università è diversa, questo è normale, c'è sempre una distribuzione nella produttività. Una cosa che sappiamo è che l'aspettativa è che una parte normale dell'università è quella di contribuire all'università. Il povero rettore mi dice è già difficile con gli studenti, la facoltà e la ricerca, l'insegnamento, adesso deve anche creare un'economia che crea il lavoro. Però non è solo la mia università, in tutti gli Stati Uniti, lo vediamo anche sempre in Europa, gli stakeholder, che siano gli organi politici che investono nell'università oppure la popolazione, vogliono investire nell'università solo se sentono che hanno un ritorno su questo investimento. Spero di aver risposto alla domanda. Grazie alla presentazione. La presentazione ho visto che l'imprenditorialità, l'abilità imprenditoriale è più importante quella di trasferire la conoscenza verso fatti, l'azione. Però abbiamo visto che ci sono molte università negli Stati Uniti e anche in Europa che iniziano a insegnare imprenditoria. Non stanno trasferendo tecnologia, però stanno trasferendo conoscenza. Cosa pensa di questo? Bellissima questa domanda, perché se penso a come ho iniziato, non c'erano corsi di imprenditoria. In Wisconsin non aveva. C'era qualcuno ai margini, adesso sono diventati molto diffusi. Io non sono sicuro del loro valore. Molti imprenditori con cui ho parlato, anche licenziati, non ne ho pensato. Non credo che nessun imprenditore abbia avuto una lezione o abbia seguito un corso sull'imprenditoria, anzi mi vergognerei anche di chiederglielo. Non credo che sia essenziale per loro. Molti imprenditori che conoscono sentono che fanno quello che fanno e lo fanno bene perché hanno imparato nella loro azienda ad essere imprenditori. Però d'altra parte questi costi aumentano la consapevolezza di questo capitale imprenditoriale. Quindi se IBM, che quasi è andato in bancarotta negli anni 90, probabilmente se avesse avuto un corso di imprenditoria forse
avrebbero preso decisioni in modo diverso e Nokia adesso avrebbe fatto la stessa cosa. Perché queste corse trasferiscono la conoscenza. Per chi crea le politiche negli Stati Uniti e molti policy maker a livello nazionale o regionale, se capissero bene l'imprenditoria, probabilmente l'approccio alle politiche sarebbe molto diverso. Questi corsi sono importanti non solo per gli imprenditori, anzi sicuramente non per gli imprenditori, ma per le persone che possono capire meglio cosa sia l'imprenditoria. Una domanda sulla sua ricerca. Avete controllato il ruolo di fattori esterni come venture capitalist, partner, che hanno aiutato questi scienziati ad aprire delle aziende? No. E questo è vero, e questo è manca. Abbiamo creato delle variabili virtuali nelle diverse regioni, però la risposta è no. E certo, dobbiamo creare una ricerca con altri fattori che contribuiscono all'imprenditoria a livello degli scienziati. Quindi sì, lei ha ragione, bisogna includere anche fattori esterni. Accesso ai finanziamenti. Le persone, ad esempio in California, hanno molto più facilmente accesso al finanziamento rispetto ad altre regioni, per cui sì, sicuramente ci sono fattori esterni importanti. Grazie per la sua presentazione. Stavo parlando con Luke Soot, il rettore dell'Università di Maastricht, e lui diceva: sai perché gli spin-off olandesi sono più efficienti di quelli tedeschi? Perché sono in un paese meno burocratico e con meno procedure rispetto a quello tedesco. Quindi è stato molto diretto nel puntare a un fattore che è molto rilevante, secondo lui, nel giudicare il sistema europeo per quanto riguarda il trasferimento tecnologico. Quando abbiamo un sistema di innovazione nazionale, quando abbiamo un'amministrazione pubblica che non conduce alla conoscenza, al trasferimento della conoscenza, all'innovazione, alla start-up, anche senza venture capital, questo potrebbe essere il punto debole del sistema. Non voglio discutere il sistema italiano, ma per i paesi mediterranei questo è un fattore grande, anche prima di considerare il venture capital. Quindi sistema nazionale di innovazione, questo è il grande problema. Questa è la mia prospettiva, però volevo sapere la sua prospettiva, la tua prospettiva, perché questa è un'esperienza europea e vorrei sapere qual è la sua visione rispetto alla prospettiva europea. Sono d'accordo completamente. Certo, i limiti burocratici sono le barriere più grandi forse, e il capitale sociale probabilmente, però la burocrazia potrebbe essere la limitazione più grande, è un problema dappertutto. Uno dei miei amici, mio compagno di stanza al college in realtà, è diventato il fondatore, lavorava per una società di semiconduttori. A un certo punto ha pensato che la società doveva fare
qualcosa di diverso, e per cui l'ha lasciata e ha creato il primo microprocessore per l'iPod, quindi è andato molto bene. E lui ha parlato recentemente della Silicon Valley e ha detto perché è andato lì, perché è stato molto facile per la società. E lui ha detto: adesso sto andando in Vietnam perché ci sono troppe limitazioni burocratiche nella Silicon Valley, ed era frustrato e voleva far crescere la società, non lanciarla, però anche nella Silicon Valley le limitazioni burocratiche sono un problema. E ci chiediamo se va peggio in Europa. È difficile generalizzare in Europa. Vediamo. Luke pensa che non sono così tanto le limitazioni burocratiche nei Paesi Bassi, ad esempio. Potrebbe essere un problema in Germania, ma ho visto la mappa delle attività di start-up per provincia, per regione, per Land, ad esempio, in Germania, in Francia, ad esempio, in Spagna. Vediamo che ci sono molte variazioni, molti luoghi hanno più attività di start-up che di altro, e anche queste limitazioni sono specifiche per la nazione, ma altre sono anche più locali, quindi è molto difficile generalizzare negli Stati Uniti. È più difficile. Ho visto degli studi che dicono che è molto più difficile aprire una società nel Michigan rispetto anche alla California. Ad esempio, non puoi, se apri una società e poi ne apri un'altra, non puoi, perché potresti andare in galera, perché è concorrenza rispetto alla società precedente. Per cui puoi capire che ci sono degli impedimenti in tutti gli stati, le nazioni, le regioni, però sono d'accordo. Ecco perché ridurre le limitazioni burocratiche è importante, e in alcuni paesi lo stanno facendo meglio. Lux probabilmente ci sta dicendo che i Paesi Bassi e la regione di Randstad, vicino a Randstad, sta facendo meglio. So che in Germania possiamo vedere la Bavaria e Monaco stanno andando molto bene, ad esempio. Amburgo sta andando molto bene, però ci sono altre parti della Germania che hanno problemi nel generare attività imprenditoriale. Comunque sono d'accordo, ci sono limitazioni burocratiche e sono molto grandi. Il senatore Bai in realtà si è concentrato su questo, si è concentrato sulla burocrazia, no? E la legge era per combattere la burocrazia, quindi grazie per la domanda. Thank you for your presentation. I agree with So I wanted to thank you for your presentation. I agree with you and what you said. We have red tape around the research, and red tape is a problem. I find it that there are some big issues around bureaucracy and also the protection of intellectual property. It is very complex to protect intellectual property, and this complexity does not motivate researchers, because patents
then have to be kept and then have to be extended. I can make a patent in Italy, but then there is another person in China that makes the same product and sells it in Italy as well. So I agree with that. There is the need to have some structures that follow these kind of issues. I agree on the need of having education and entrepreneurship for the researchers, but apart from that, we have to launch a knowledge-based economy, but I don't see the motivation of a university professor to become an entrepreneur. I don't see motivation. I go back to the university spin-offs. In the engineering university, we have many spin-offs, and many of them are consultancy. Many university professors say, why should I become an entrepreneur when I become a consultant? And I give licenses, so I earn from licenses and the royalties from other companies. So what is the motivation, you think, from for a university professor? È una buona opportunità per ringraziare anche l'interprete, ci siamo ricordati che sì, è una buona domanda, quali sono le motivazioni? Ci abbiamo pensato, abbiamo pensato di chiedere alle persone perché lo fai. La letteratura editoriale è stata torturata sui motivi, sulla motivazione, perché le persone diventano imprenditori rispetto a prendere un lavoro, ad esempio. Sappiamo che c'è la necessità, l'opportunità per alcuni imprenditori, però ho avuto l'idea che e la stessa idea l'ho avuto anche nella popolazione generale. Nel pubblico ci sono diverse motivazioni, ovviamente. Ogni imprenditore è unico, probabilmente. Qualche volta, molto frequentemente direi per la popolazione generale, diciamo che le persone vogliono, hanno un'idea, vogliono fare qualcosa con questa idea e non lo possono fare in un'organizzazione. Ecco perché diventano imprenditori. Per molti di questi scienziati è la stessa cosa. Vi do un esempio. Uno degli scienziati qui è uno scienziato all'Università di Illinois e lui non ha risposto al mio questionario, per cui ho fatto un 4 ore di viaggio per andare a trovarlo e gli ho parlato e è stato molto disponibile. E quello, cosa è successo a lui? Lui stava facendo ricerca, cercava di combattere i tumori, no? E quindi aveva bisogno di ratti per fare ricerca. E quindi ha iniziato a produrre ratti grassi con il diabete per poi fare esperimenti. E i colleghi in tutto il paese hanno compreso che lui aveva dei ratti e hanno voluto volevano i suoi ratti perché erano molto buoni, per cui lui ha iniziato a produrre sempre più ratti, fino a quando l'università si è lamentata perché c'erano ratti da tutte le parti dell'università, per cui ha lanciato una società per allevare i ratti dal laboratorio, dopo il laboratorio fare ricerca, e sono sicuro che ha guadagnato su questo. E ecco, questo però è il pattern generale. I professori lo fanno e molti lo fanno perché nell'organizzazione attuale non possono più fare quello che vogliono. L'università diventa limitata, vogliono che l'idea diventi importante, diventi realizzata.
Questa è solo un'impressione, ovviamente, però e se penso quando ho iniziato a studiare, io pensavo, ma perché i professori vorrebbero diventare imprenditore? Ma dalla mia prospettiva oggi posso vedere che i professori possono realizzare i loro obiettivi, i loro sogni probabilmente, no? E possono realizzare i loro componenti, le loro idee, possono far lavorare gli studenti nella loro società e hanno anche una vita diversa, gli dà un'altra dimensione sulla vita. Però è una buona domanda di ricerca, no? Credo che abbiamo appena iniziato, per i più giovani probabilmente direi, io cerco di sempre di enfatizzare che non abbiamo chiesto agli scienziati quello che fanno rispetto alla commercializzazione, non gli abbiamo chiesto perché, per cui è un buon progetto di ricerca per voi, ad esempio. Una domanda breve sulle competenze aggiuntive. Avete analizzato le skill, le competenze aggiuntive che sono utili ai scienziati per creare una nuova attività? Perché potrebbe essere un altro aspetto importante per gli scienziati, per diventare imprenditori. Sì, no, non ce l'abbiamo come punto di ricerca. Nel questionario non abbiamo analizzato quante competenze hanno le persone, gli scienziati, e quali competenze hanno e quali competenze sono migliori. E io però ho visto che nelle scienze della vita, soprattutto scienze informatiche, ci sono competenze diverse. E penso che molti professori oggi sì, vogliono fare ricerca, ma vogliono anche essere coinvolti nella commercializzazione, perché questo è quello che fanno le persone importanti, no? Quindi molti sono molto più preparati oggi a livello imprenditoriale, però è importante, sì, certo, quali competenze hanno e la mancanza di competenze imprenditoriali è una barriera? Secondo me no, perché loro possono trovare persone che sono più imprenditoriali, però ci sono molti programmi. Kaufman Foundation ha avuto un ruolo importante, hanno fatto un'iniziativa importante del presidente Carl Sram. Lui non amava le business school, pensava che non avessero molto valore, quindi voleva insegnare l'imprenditoria. Poi ha cercato i corsi, i programmi di imprenditoria in molte università, perché così quando le persone, forse non sanno esattamente cosa fare come imprenditore, però le conoscono più l'imprenditoria. E mi ricordo anche quando abbiamo parlato delle barriere, se voi siete in un paese, in una regione con poca burocrazia, avete un sistema di supporto, non avete bisogno di molte competenze, potete chiamare qualcuno che ha quelle competenze. E il capitale imprenditoriale potrebbe essere sviluppato anche in questo modo, certo. È una buona domanda, perché insieme all'altra, qual è il ruolo adeguato dell'istruzione dell'imprenditoria? Lo diamo prima che una persona voglia diventare un imprenditore? Queste sono domande che credo nessuno abbia risposto.
Sì, ci sono delle ricerche, però offrire dei corsi di imprenditoria è già un buon punto di partenza, però adesso a chi le diamo questi corsi, a quale punto della loro carriera? In molti esperimenti vedo che ci sono molti colleghi che insegnano l'imprenditoria, però insegnano l'imprenditoria nell'ingegneria, in legge, quindi c'è l'imprenditoria diventa sempre più importante per gli studiosi. Sì, certo, è sempre utile essere il figlio del panettiere, ovviamente. Se if there are no more questions, I would like to thank Professor Aldrich for his contribution. I wanted to thank you all for your attention.